la sovrana è passata dalla modalità comprensione a quella contrattacco, pronta a schierare gli avvocati contro il nipote e la moglie. La regina Elisabetta è sul piede di guerra, la pazienza della sovrana sarebbe finita nei confronti del principe Harry e della moglie Meghan Markle. A riferirlo è il prestigioso The Sun, che scrive di essere entrato in contatto con una fonte reale molto vicina a Buckingham Palace, la quale ha rivelato che la regina da ora in poi non sarà più disposta a tollerare attacchi provenienti dai duchi ribelli. I Sussex. Non soltanto parole, ma anche fatti, Elisabetta, infatti, non solo si sarebbe limitata a far trapelare il suo cattivo umore per la piega che ha preso la situazione, ormai trasformatasi in una faida familiare, ma sarebbe addirittura pronta a schierare i suoi avvocati per difendere il regno da ulteriori sortite del nipote e della sua consorte. Sua maestà non è disposta a tollerare ulteriori attacchi, ha dichiarato la fonte reale interpellata dal The Sun. Il tabloid aggiunge che a palazzo ci si sta muovendo per individuare un super legale esperto in diffamazione. La vicenda non è assolutamente finita qui, anzi, sembra che si sia soltanto all'antipasto. La medesima fonte sopracitata ha inoltre sostenuto che la regina si sta muovendo con il team dei suoi avvocati per spedire diffide alla Penguin Random House. Chi sarebbe? Trattasi della casa editrice che l'anno prossimo pubblicherà le memorie di Harry. Memorie che gli esperti di vicende reali definiscono esplosive, ancor più dell'intervista rumorosissima che Meghan e il marito hanno rilasciato a Oprah Winfrey. D'altra parte, se il duca di Sussex nominasse qualcuno della parentela per accusarlo, potrebbero scattare gli estremi per una causa per diffamazione, spiega sempre l'insider. Il clima è incandescente e, al momento, non sembra intravedersi uno spiraglio per, se non fare pace, almeno concedersi una tregua. Harry e Meghan non si muovono di un millimetro e continuano a definirsi vittime, sostenendo di aver trascorso anni da incubo tra i reali. Dall'altro lato ci sono William e papà Carlo che, secondo i ben informati, sono furiosi per tutto quel che è accaduto da quando i Sussex sono volati negli USA. Adesso, pure Sua Maestà Elisabetta avrebbe perso le staffe. E, a differenza degli altri, come insegna la sua storia, quando decide di muoversi, lo fa con la mannaia. Dalla serie, ho ascoltato e cercato di comprendere, ma adesso basta, si comincia a giocare duro. Vale a dire con gli avvocati in campo.